tell me you're sorry. Marco Di Costanzo, un carteggio di 71 lettere. Chi scrive a chi? Sono due persone che scrivono, un filosofo tedesco, Günther Anders, che fa parte del movimento antinucleare, che scrive a Claude Dieterle, che è il pilota che ha dato il via libera al rilascio della bomba su Hiroshima. Scrivono tra sé e in alcuni casi ognuno di loro scrive sempre intorno a quello che, di cui stanno parlando ad altre persone. Per esempio Günther Anders a un certo punto scrive anche al presidente Kennedy, scrivono a giudici, scrivono a amici, a fisici nucleari. Tutte queste lettere in qualche modo ruotano intorno a un argomento principale, che è la responsabilità dell'individuo nell'era tecnologica. Come oggi, essendo inseriti in un ingranaggio tecnologico che permette di realizzare, di produrre effetti enormi, sproporzionati rispetto alla nostra capacità di immaginare ciò che produciamo e di sentire quindi una responsabilità per ciò che produciamo, insomma, intorno a questo argomento si sviluppa tutto un discorso sul fatto che oggi noi siamo allo stesso tempo incolpevoli e colpevoli. Magari nella nostra vita quotidiana non ci sembra di compiere degli atti che portano del male, ma come membri, parti, ingranaggi di un meccanismo più ampio, in realtà li produciamo, anche se non ce ne rendiamo conto, non riusciamo a valutare l'effetto di quello che ciò di cui siamo parte produce. Una mela rossa è un po' il simbolo di questo spettacolo. La mela è uno dei simboli che sono nello spettacolo. Noi abbiamo vari oggetti di scena e sono tutti usati in qualche modo con una carica simbolica. Oltre alla mela abbiamo anche dei libri, per esempio. La mela in qualche modo attraversa tutto lo spettacolo, viene data all'inizio a tutti gli spettatori, quindi ce l'hanno i personaggi in scena, ce l'hanno gli spettatori in sala. È il nostro modo per creare all'inizio una sorta di comunità, per impostare un rapporto tra le persone che sono in scena e quelle che sono in sala che non sia solo di fruizione, ma volevamo sottolineare il fatto che il nodo problematico intorno al quale si sviluppa lo spettacolo ci riguarda tutti oggi, e anche se l'argomento di cui si parla è un argomento della fine degli anni 50, inizio 60, i temi di cui si parla, i temi che sono sottesi a questo argomento, sono in realtà dei temi contemporanei a cui in questi giorni in particolare, purtroppo anche in maniera molto diretta, noi possiamo associare immagini, questioni, temi, problematiche che ci riguardano oggi.